più forze dell'ordine in Puglia. Questo è l'appello lanciato all'unisono dal sindaco di Bari Antonio De Caro e dal primo cittadino di Bitonto Michele Abaticchio all'indomani della decisione del ministro dell'interno Matteo Salvini di spostare 75 unità da Bitonto nel capoluogo pugliese per rispondere all'emergenza criminalità nel quartiere Libertà. Una decisione dovuta, certo, ma che potrebbe rafforzare nuovamente la presenza dei clan criminali sul territorio bitontino. Per questo Abaticchio sulla sua pagina Facebook aveva minacciato di dimettersi. Non si è fatta attendere la risposta del ministro Salvini, che ha parlato di un vertice ad hoc su Bitonto con la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza e la conferma di personale extra delle forze dell'ordine in aggiunta alla normale dotazione. Ho chiesto, come sto chiedendo al 2012, un aumento strutturato delle forze dell'ordine, strutturato in organico, fisso a Bitonto, soprattutto adesso dopo quello che è accaduto. Perché i mercati della droga sono stati smantellati grazie alle brillanti operazioni coordinate dalla prefettura di Bari, dalla questura e dall'Arma dei Carabinieri. Ma adesso si vogliono riorganizzare. Se vedono che scompare diciamo, un controllo efficace sul territorio che può essere garantito solo con un numero adeguato di forze dell'ordine rispetto all'estensione del territorio, ovviamente si ritorna peggio di prima. E se si ritorna peggio di prima, ho spiegato ai giornalisti che non sto certo lì a guardare inerme la situazione. Quindi io non ho chiesto gli uomini che sono stati trasferiti a Bari, non è che li ho chiesti, ho detto io adesso mi dimetto perché avete trasferito degli uomini che erano venuti per questioni straordinarie a Bitonto, proprio perché la straordinarietà ovviamente implica il tempo determinato. Io ho chiesto l'aumento delle forze dell'ordine strutturato sugli organici. Nel momento in cui non ci fosse, quindi si ritorna al punto precedente, è chiaro che io giungerò ad estreme decisioni, perché non ho altre armi con cui difendere i cittadini. Che non è giusto che una regione come la Puglia, e in particolare Bari e Bitonto, che sono delle piazze molto complesse sotto il profilo della gestione della criminalità organizzata, non abbiano un numero di forze poi adeguato in organico. E quindi non è che possiamo sempre stare a litigare, non litighiamo, però non è che ci possiamo stare sempre a contendere una coperta corta da una parte e dall'altra per gestire l'emergenza. E quindi chiaramente mi devo rivolgere al Ministro, perché dal Ministero